L'acqua e la terra nel Salento sono elementi che non si incontrano così facilmente. Terra arida, avvampata dal sole, abitata da gente irriducibile che a tutti i costi ha lottato per sopravvivere. Terra rossa come il sangue, sempre atteso le piogge benefiche con trepidazione per allungare ancora la sua dolce agonia. Una terra che è quasi uno spartiacque fra il mondo umano e la natura selvaggia. Quei pochi rigagnoli che sfiorano questa terra dovevano bastare per sopravvivere e l'acqua che si raccoglieva dal cielo doveva essere messa da parte come pietre preziose, ogni goccia di quell'acqua, sempre troppo poca. Come i granelli di sabbia in una clessidra davanti alla foce del fiumiciattolo Idume che arriva al mare presso Torre Chianca. L'Idume è il fiume sotterraneo di Lecce, un tempo serviva ai sotterranei del castello di Carlo V. Oggi si può osservare a pochi metri nel sottosuolo di Palazzo Adorno, ma anche in qualche altro punto della città. In realtà, per fiume Idume non si deve intendere un unico corso d'acqua, come generalmente si crede. Il geologo Stefano Maggiotta ci conferma si tratta di più falde sotterranee che attraversano il suolo di Lecce a diversi livelli di profondità, indipendentemente fra essi. A pochi metri da Palazzo Adorno, accanto a quella che è oggi la Basilica di Santa Croce, nel Medioevo c'era la sinagoga ebraica che attingeva l'acqua delle sue vasche per le abluzioni dei fedeli, proprio ad una delle falde dell'Idume. Appena fuori Lecce, nel convento degli Agostiniani, c'è una grande opera di scavo che fungeva da pozzo e raccolta delle acque piovane. Qui siamo a Strudà, frazione di Vernole, all'interno del seicentesco palazzo baronale Esperti Saraceno. Al suo interno sono visibili grandi vasche settecentesche ed un ingegnoso sistema di raccolta delle acque piovane. Tornando a Lecce, tutte le sue acque sotterranee confluiscono a poca distanza dal mare in un unico corso che emerge in superficie e poi attraversa le campagne antistanti la marina di Torre Chianca, in una piccola ma affascinante foce. Presso Taranto c'è uno dei fiumi più piccoli del mondo, non arriva manco a un chilometro prima di sfociare. È il Galeso, ma tanto ha lasciato nell'immaginario di un mondo, quello romano, tramite i versi immortali di Orazio, che così cantava 2000 anni fa. Ripiegherò nelle campagne di Taranto, fra le pecore fasciate di pelli che svernano sulle rive del Galeso, quell'angolo di terra più degli altri mi sorride, dove ritrovi il profumo dell'attica nel miele, il verde di Venafro negli ulivi, dove il clima a miti inverni alterna lunghe primavere e nei suoi vigneti fermentano i vini d'Aulone. Con me su queste colline ridenti ti vorrei, anche se qui un giorno dovrai piangere sulle ceneri ardenti di questo tuo poeta. Pochi altri fiumiciattoli hanno aiutato gli abitanti del Salento con la loro acqua. Uno è il canale Infocaciucci, che passa nei pressi dell'antica città messapica di Valesio, prima di finire anch'esso nell'Adriatico. La valle dell'Idro a Otranto una volta era solcata da un fiume vero e proprio, al posto del rigagnolo rimasto oggi. E poi c'è il canale Reale, le cui sorgenti si trovano nei pressi di Francavilla Fontana e il suo corso attraversa il Brindisino fino a toccare il mare nel bellissimo parco di Torre Guaceto. Questi corsi d'acqua, oltre che esigui, sono una vera rarità, quindi gli abitanti di questa regione hanno dovuto inventare diversi sistemi per convogliare e conservare il prezioso liquido. Uno dei più caratteristici è quello delle cosiddette pozzelle. Si tratta di piccoli pozzi scavati nel terreno, in un luogo di naturale depressione che concentri l'acqua piovana e poi foderati ad arte, in modo che l'acqua stessa potesse filtrare e conservarsi in questi luoghi rimanendo al fresco. In questa sezione, opera dello studioso Silvano Palamà, possiamo apprezzare il loro disegno semplice ed efficace. La Grecia Salentina è un luogo eletto per le pozzelle. Alcuni pensano che questo sistema sia stato introdotto dai greci che colonizzarono questa terra durante il Medioevo. Le più antiche sono state localizzate nei pressi del casale medievale di Apigliano, fra Martano e Zollino. Nei pressi della masseria Doria, sempre a Zollino, si possono osservare un altro tipo di pozzelle. Sono scavate a fianco a dei canali, ricoperti da grossi lastroni monolitici che convogliavano l'acqua. Sempre a Zollino c'è un altro parco di pozzelle visitabile dove si può tornare veramente indietro nel tempo, quando le famiglie attingevano l'acqua per la casa e per gli animali e ognuna di esse ne aveva una a cui davano anche un nome. Qui si notano ancora i segni della corda che tirava su il secchio dell'acqua, un gesto ripetuto per secoli. I canali che convogliano l'acqua piovana li ritroviamo anche in altre situazioni.
Qui di seguito siamo in agro di Tricase, presso la cripta del Gonfalone. C'è una rara paghiara fornita di un vero e proprio sistema scavato nella roccia. Questo sistema era già usato nell'età del bronzo, come si può notare all'interno del parco archeologico di Parabita, dove gli studiosi hanno rinvenuto il perimetro di una grande capanna di quel periodo, circondata all'esterno da un canale scavato sul banco roccioso che convogliava l'acqua piovana che scendeva giù dal tetto di quella che doveva essere la casa di un capo, e si raccoglieva in una piccola cisterna posta a fianco. Si notano anche i buchi da palo che sostenevano questa primitiva casa principesca. Un canale si può notare anche davanti a Masseria Zundrano, un importante sito posto lungo la via che nel 1500 univa Lecce ad Acaia. Un canale ancora più sofisticato è stato messo a punto identico in qualche altro luogo che qui possiamo documentare. La masseria che sovrasta il villaggio rupestre di Macurano. Oppure nel casale Episcopio, in agro di Cutrofiano. Qui il lunghissimo canale attraversa il banco roccioso e finisce anche questo in un'enorme cisterna costruita per questo scopo. Presso Giudignano, oppure nelle campagne fra Alezio e Gallipoli. Qui sopra siamo presso Serrano, masseria Mancineggia, dove un ingegnoso sistema di canali trasportava l'acqua dal pozzo verso vari scopi produttivi. Un altro luogo affascinante e raccoglitore di acqua si trova all'interno della masseria Il Bello, anch'essa posta lungo la via che univa Lecce ad Acaia, e caratteristica per i suoi muretti a secco, alzati con la tecnica tipica del 1500. Qui si può vedere una particolare costruzione realizzata utilizzando enormi blocchi monolitici, grandi come quelli usati dai messapi. Senz'altro nasconde una grande cisterna d'acqua. I pozzi sono sempre stati fondamentali, specialmente nelle masserie. Torniamo allo Zundrano per osservarne uno profondissimo. Sopra la vera c'è incisa una croce ed una data, 1901. Fra pozzi e cisterne facciamo una breve carrellata. Qui siamo a San Pancrazio, in una zona abitata fin da tempi remoti, usata come cava per via del prezioso banco tufaceo, ma anche come luogo ideale per costruire i luoghi dell'acqua. Fra i luoghi dell'acqua più celebri fin dall'antichità c'è il Fonte Pliniano di Manduria, luogo dei culti legati all'acqua in epoca messapica, citato da Plinio il Vecchio nel secondo libro della sua Naturalis Historia. Ma c'è anche un suo gemello nella vicina Sava, nella grotta Grava Palombara, e forse non sono gli unici. I pozzi più appariscenti, quasi barocchi, si trovano in certe masserie e palazzi nobiliari. A Sternatia, città che porta un nome legato all'acqua, che richiama la parola cisterna. All'interno di Palazzo Granafei troviamo due bellissimi pozzi. Splendido anche quello del Vescovato di Lecce. A Pisignano, frazione di Vernole, all'interno di Palazzo Severino Romano ne troviamo un altro esempio. Ma qui c'è anche il pozzo destinato a lavare, come dimostra questa grande vasca in pietra leccese destinata alle lavandaie. Nelle campagne di Diso c'è un'interessante canalizzazione per trasportare l'acqua del pozzo. Più articolato l'acquedotto tardo medievale di Laterza, che convogliava le acque delle murge tarantine nella città. Interessantissimo il sistema di raccolta delle acque a depressa, datato in epoca ancora incerta, un vero e proprio laghetto sotterraneo, alimentato da 15 pozzelle esterne. Lungo la via del Carro, costellata di importanti masserie cinquecentesche, troviamo Masseria Mosca. Qui, accanto al pozzo, c'è un corridoio scavato nella roccia che scende giù, dalle cui profondità è nato un albero di fico. In periferia di Soleto troviamo un altro pozzo colossale, all'interno dell'antico convento dei Frati Minimi. Certamente le opere più colossali, veri e propri capolavori di ingegneria di Terra d'Otranto, sono opera dei Romani. L'acquedotto di Taranto era rifornito qualche chilometro prima della città nell'odierno agro di Statte, da un ingegnoso sistema grazie al quale si convogliava l'acqua della Gravina in un condotto sotterraneo scavato nella roccia a qualche metro di profondità. Il tratto più sotterraneo dell'acquedotto aveva un andamento a curve per smorzare l'impeto dell'acqua. Una stima approssimativa indica la lunghezza di questi condotti in qualche chilometro.
L'opera è stata ripresa durante il Medioevo e resiste ancora oggi in parecchie arcate a ridosso della città moderna, che giunge quasi all'attuale rione Tamburi, chiamato così per via del frastuono che faceva l'acqua cadendo a cascata nella grande fontana all'ingresso della città. E poi non poteva mancare la Brindisi romana, altra importantissima città dell'epoca rifornita dal Pozzo di Vito, situato a circa 7-8 km dalla città, una grande opera di ingegneria idraulica. L'acqua arrivava a Brindisi, si riversava in delle grandi vasche, dove veniva addirittura depurata, alimentando poi tutta una serie di terme e fontane pubbliche e private. Oltre all'acqua, importantissimo era anche conservare la neve in terra d'Otranto. In tempi antichi qui nevicava spesso e ogni anno, e dietro questo fenomeno atmosferico c'era un vero e proprio commercio, appalti, aziende, anche del nord Italia, che ci ruotavano intorno. Sembra strano affermare che prima c'era la neve nel Salento, ma oltre ai documenti degli appalti sopracitati ci sono anche epigrafi datate sui muri delle chiese in diverse città del territorio. Qui osserviamo quelle rimaste a Minervino. 4 aprile 1716, nevicò tutto il giorno. A 31 marzo 1816, nevicò tutto il giorno. E qui siamo a Morigino, frazione di Maglie, dove ci informano che nel 1864 nevicò per 5 giorni consecutivi in aprile. Erano veramente altri tempi. Queste tracce sono frequentissime in moltissimi paesi del Salento. Un libro del 1716 riporta queste righe: Porto San Cataldo, eppure da quel porto che gli abitanti dei vicini villaggi di Aramagna e di Acquarica partono per andare in Albania e da colà trasportarvi la neve, della quale si fa grande consumo in questa remota parte d'Italia, colà in scambio lasciandovi denaro o merce. Questa mappa dell'archivio Congedo mostra questo settore ed il fantomatico paese di Aramagna, dove gli abitanti di questa parte del Salento vivevano facendo commercio di neve. A questo scopo furono costruite ovunque neviere, enormi cisterne voltate a botte dove veniva depositata la neve e utilizzata man mano che se ne richiedeva l'uso, soprattutto in campo medico. Questa è una grande neviera posta appena fuori l'Equile. Questa invece si trova in Agro di Monteroni. L'antico insediamento di Torcito, a Cannole, ne aveva due o forse tre di neviere. La più grande in assoluto è forse quella che si trova a San Pancrazio, lunga quasi 20 metri. Un mondo tutto da scoprire, una pagina poco nota di terra d'Otranto, che rivela comunque la tenacia e l'ingegno di un popolo che ha sopperito alla mancanza della natura con la forza dell'intelletto.